Spagna. Non è molto facile avere un pan di Spagna alto e soffice, ma con questa ricetta realizzata per il Messier Cuisine Connect e per il Messier Cuisine Plus, state sicure ci riuscirete. Seguite i miei consigli e la mia ricetta e vedrete, avete un risultato spettacolare come quello che state vedendo qui in queste immagini. Seguite il video e scoprite ingredienti e procedimento. Gli ingredienti per il nostro pan di Spagna, come vedete, sono veramente pochissimi. Abbiamo 8 uova, 320 g di farina, 320 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci e un pizzico di sale. La prima fase della preparazione del nostro pan di Spagna sarà quella di montare le uova. Per questo useremo la farfalla o accessorio mixer. Metteremo le uova e lo zucchero nel boccale, andiamo ad impostare velocità 4 per 20 minuti, quindi 20 minuti velocità 4, faccio partire e ci vediamo dopo. Come vedete, ho tolto il tappo, il misurino, in modo che il composto, montando, incorpori più aria e quindi diventi ancora più fumoso. Adesso aspettiamo che termini il tempo per mettere la farina, lasciamo sempre la farfalla inserita e vi faccio vedere la consistenza del composto appena terminato. Di montare, vi faccio vedere, guardate com'è spumoso, gonfissimo. Allora mettiamo la farina a questo punto senza togliere la farfalla, battiamo un po' la farina in maniera tale che diventi un po' meno grumosa. Mettiamo anche il lievito, il pizzico di sale, e andiamo ad impostare sempre velocità 4, stavolta per un minuto. Nel frattempo abbiamo messo a preriscaldare il forno in modalità statica a 180 gradi e abbiamo rivestito una teglia di circa 26-28 cm di diametro con della carta da forno. Abbiamo imburrato le pareti del stampo a cerniera, se avete appunto uno stampo a cerniera è meglio. E adesso aspettiamo che il composto finisca di mescolarsi e lo andiamo a versare nella nostra teglia, partendo dai bordi esterni e andando verso l'interno. Togliamo la farfalla e procediamo a versare nello stampo. Quindi abbiamo detto partendo dai bordi esterni per andare verso l'interno. L'impasto è versato, adesso lo vado a posizionare in forno, come vi ho detto a 180 gradi, lo terrò per circa 35 minuti. Vado ad infornare e ci vediamo dopo. Ecco il mio pan di Spagna tirato fuori dal forno e messo a raffreddare sopra una gratella. Adesso andrò a toglierlo dallo stampo totalmente e lo andrò a tagliare a dischi per poterlo farcire. Vi faccio vedere così anche com'è l'interno.
Ecco, l'ho tolto dallo stampo, l'ho capovolto in modo che abbia una base superiore più liscia e più piatta se vogliamo fare delle decorazioni o se ci serve per un utilizzo particolare, altrimenti lo potete lasciare anche nella posizione originaria. Ecco qui il pan di Spagna, l'ho tagliato in dischi e farcito con Nutella. Vedete, questa torta, questa ricetta è l'ideale per creare delle torte che possono essere ricoperte con pasta di zucchero o con panna, perché vedete si presenta anche molto alta e molto soffice. Adesso vado a tagliare una fetta e vi faccio vedere l'interno. Come vedete io ho messo dello zucchero a velo perché mi servirà per la colazione di tutta la famiglia, quindi non devo fare niente di troppo elaborato. Adesso vi taglio una fetta e vi faccio vedere l'interno con la relativa farcitura. Ecco qui, guardate come viene bene, comunque è una torta alta, riuscite a fare addirittura due strati di farcitura, quindi insomma un bel pan di Spagna alto. Spero la ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video. Inoltre vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook Messer Cuisine Connect e Plus Italia, dove trovate tante ricette come questa e tanti scambi di idee e consigli. In più vi invito ad iscrivervi soprattutto a questo canale In Cucina con Messier e a seguirmi sul sito www.messierricette.it. E buona torta a tutti!